Quanto accaduto nella vicina Lentini con il sequestro preventivo da parte della Guardia di Finanza della discarica più grande dell'isola e l'arresto di 9 persone è notizia già ampiamente diffusa e che non ha mancato di sollevare incontrollabili reazioni da parte anche e soprattutto del mondo politico e delle amministrazioni, molte iblee che nelle ultime settimane conferivano i propri rifiuti proprio all'interno di quel sito. In provincia di Ragusa sono 9 i comuni che con la chiusura della discarica territoriale di Cava dei Modicani si sono visti costretti a indirizzare i propri compattatori verso appunto Lentini. Per i rimanenti 3 invece un tragitto ancora più lungo fino ad Alcamo. Ma adesso quanto accaduto a Lentini mostra come in Sicilia i rifiuti non puzzano così come si crede, anzi profumano di denaro sonante. C'era infatti oltre 1 milione di euro in contanti in bidoni sotterrati e trovati dalla Guardia di Finanza, proprio nascosti tra la terra e i rifiuti. La stima della cifra è della procura che parla anche di soldi trovati in casseforti nascoste. Operazione di cronaca denominata Mazzetta Sicula, che mostra anche come spesso la criminalità si annida nel privato, mentre l'impiantistica di pubblica proprietà rimane o deve rimanere chiusa. E infatti quello che si nota confrontando la discarica Iblea di Cava dei Modicani, chiusa perché di appartenenza dei cittadini Iblei, e quella di Lentini invece della Sicula Trasporti della famiglia Leonardi, il cui amministratore Antonino Leonardi è ormai definito il re dei rifiuti in Sicilia. Lentini quindi epicentro del terremoto che stravolgerà il già precario equilibrio del sistema rifiuti in Sicilia, iniziando probabilmente proprio dai comuni Iblei. Quello di Scicli, inoltre per mezzo dell'ATO e su disposizioni regionali, conosce da tempo immemore la realtà di tali discariche. Lo afferma la portavoce del Movimento 5 Stelle, Concetta Morana, in una sua nota che ricorda quando lo scorso 26 maggio il comune di Scicli ha affidato in forza alla Sicula Trasporti il servizio di conferimento RSU indifferenziati. Affidamento ordinato dal dirigente generale del Dipartimento Regionale Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità per sopperire alla chiusura del TMB di Cava dei Modicani, chiusura anch'essa voluta dalla burocrazia regionale che, continua Morana, tiene in ostaggio da 5 anni il rilascio dell'AIA necessario per l'attività del TMB di Ragusa. Forse non è una coincidenza che recentemente il commissario straordinario dell'ex provincia di Ragusa, Salvatore Piazza, ha convocato con urgenza per il prossimo lunedì un tavolo istituzionale per individuare soluzioni e avviare una forte interlocuzione con la regione siciliana per risolvere le problematiche inerenti alla discarica di Cava dei Modicani e del suo impianto di TMB. Ad oggi, dalla regione siciliana, commenta Piazza, non è arrivata alcuna autorizzazione per il suddetto impianto, nonostante la SRR ATO Ambiente Ragusa abbia inviato integrazione all'istanza per il decreto di valutazione di impatto ambientale lo scorso 29 maggio. Si avverte dunque la necessità che tutte le istituzioni facciano quadrato per sbloccare una situazione che con l'estate alle porte rischia di trasformarsi in emergenza ambientale e sanitaria, qualora dalla regione non dovesse arrivare il via libera all'utilizzo dell'impianto di TMB.